Un percorso spettacolare nel cuore naturale dello Jastre del Nurese, il Sardinia Trail, la corsa montana di 100 km, ha preso il via dalle vette di Lanusei, toccando Arzana, Gairo, Tertenia e Desulo. 55 gli atleti professionisti iscritti alla quarta edizione, seconda volta nella provincia per i grandi maratoneti. Una resistenza non normale alle fatiche della salita, la dote richiesta ai partecipanti, confortati dagli scenari straordinari del Nuraghe di Ruinas e di Monte Armida, che hanno fatto da sfondo alle imprese estreme di Filippo Salaris, Silvia Givro e Stefan Baumgartner. Ja, sehr schön, vielen Dank. Abbiamo iniziato piano, tutti insieme, ma poi Filippo Salaris è andato, un po' più veloce e io ho detto: se lo lascio andare adesso non riesco più a raggiungerlo dopo, e quindi ho cercato di stare con lui, ho ancora la forza in salita e l'ho ripreso, e poi alla fine potevo allungare ancora le gambe e sono arrivato. Ai nastri di partenza anche Marco Olmo, reduce dalla 20ª partecipazione alla Marathon des Sables, dove si è classificato al 14° posto assoluto, podista di fama internazionale, forte ultramaratoneta, che all'età di 59 anni può raccontare la sua ultima fantastica impresa anche in Sardegna. È andata abbastanza bene, dura, però un bel panorama, abbastanza ben segnata, insomma, da rifare.